evento annuale che si svolge qui presso il Consiglio regionale, anche perché la Commissione Sanità del Consiglio regionale da anni segue la nostra attività nel mondo. Come tutti sapete, sono ormai oltre 16 anni che curiamo bambini in paesi poveri, in paesi emergenti, e dove i nostri progetti hanno dato davvero risultati molto lusinghieri. Il calendario di quest'anno è dedicato a un progetto molto ambizioso, perché lo scorso anno, a giugno, siamo stati in Camerun, dove abbiamo fatto nascere una collaborazione con un centro pediatrico locale. E ci siamo fatti carico di 100 bambini inizialmente, 100 bambini oncologici. Immaginate voi che impegno è per noi, ma siamo sicuri che questo progetto rappresenterà per noi, per la Cure to Children, per i nostri sostenitori, l'apice del nostro successo, perché portare l'oncologia pediatrica in Camerun, dove non è garantita neanche una corretta diagnosi, potete immaginare voi che quanta gratificazione abbiamo noi. Direi che è toscanissima, anche se è un'organizzazione internazionale, perché si occupa principalmente di bambini malati di cancro in paesi poveri, come ho detto prima, in paesi emergenti, dove ci sono le condizioni minime per poterli curare. Potete pensare a questo punto, come mai in Africa? L'Africa per noi rappresentava davvero il risultato finale, perché abbiamo curato bambini nelle parti più disperate del mondo, anche in paesi reduci da terribili guerre, e arrivare in Africa per noi era il successo più importante da consolidare. Avevamo fatto dei tentativi in passato, ma come sapete bene non è facile fare del bene, e le difficoltà che abbiamo incontrato in passato sono state notevoli. In Camerun il successo nasce grazie a una bambina, Christine, che dal Camerun è venuta in un nostro centro partner in Armenia. E la famiglia era disperata perché la bambina stava per morire, e con le nostre procedure di terapia di terzo livello, con il trapianto di midollo, siamo riusciti a salvargli la vita. Potete immaginare questa mamma, che tra l'altro è un medico, quanta motivazione ha portato nel suo paese, ed è così che è nato il progetto in Africa. Ecco che abbiamo anche un referente locale, tra l'altro un medico, che è un riferimento importante per noi, non di poco conto. Questa fondazione che porta la cura ai bimbi nei paesi emergenti, tumori, malattie del sangue, quanto è importante la solidarietà, la presenza, la cura attiva. Dobbiamo soltanto dire grazie, noi che facciamo parte delle istituzioni, donne e uomini, a queste fondazioni che operano in modo così incisivo, così generoso, così, in modo così determinante, lasciatemi dire, perché veramente c'è molto da fare per il prossimo. Continuo a dirlo quasi tutti i giorni, la cosa principale che dovremmo fare noi dalle istituzioni è avere proprio la cura verso l'altro. Ecco, cerchiamo di vivere in un mondo così, e fondazioni come Cure to Children ci aiutano a farlo. Sì, un'iniziativa che si rinnova nel tempo, che viene confermata nel sostegno della volontà del Consiglio regionale della Toscana, perché è un'iniziativa che supera i confini della Toscana, che mette i bambini al centro, che porta un messaggio di speranza in condizioni di vita di tanti bambini che magari non hanno le opportunità che i nostri hanno. Quindi è un messaggio che coniuga lungimiranza, solidarietà, ma anche tanta filantropia. E quindi io credo che in questa dimensione ci sia tutto il sostegno e tutti i valori della Regione Toscana, quindi del nostro Pegaso, del Consiglio, di una voglia di rinnovarsi e di portare nel mondo un messaggio straordinario fatto da persone che dedicano poi la cosa più importante che hanno nella loro vita, che è il loro tempo, in un'attività del genere. Quindi per noi un'iniziativa che si rinnova, e personalmente anche una dimensione un po' di affetto che prosegue dall'esperienza, anche quando io stesso ero Presidente della Commissione Sanità, e quindi mi ritrovo molto in questa iniziativa. Siamo davvero felici di poter ospitare anche quest'anno la presentazione del calendario di Cure to Children. È un modo per fare anche noi la nostra parte, per sostenere iniziative di sensibilizzazione, iniziative di volontariato, iniziative tese a sostenere chi soffre. Penso che ogni qualvolta un'associazione venga da noi e ci porti iniziative come queste, noi dobbiamo aprire le porte dell'Assemblea
legislativa, perché ogni iniziativa di questo genere è un fiore che noi piantiamo in un campo che dovrebbe essere quello del volontariato, del sostegno a chi soffre, e ogni iniziativa di questo genere merita il plauso. A Cure to Children un plauso doppio per il lavoro importante che porta avanti ormai da tanti anni, un lavoro davvero che rende più bello il mondo in cui viviamo. Speriamo che sia un blocco di questa decisione presa dal governo il 16 di febbraio, che in un modo completamente inatteso ha cancellato questo vantaggio fiscale di cui stavano usufruendo imprese e famiglie. Io ho sottolineato in Consiglio regionale che questa era una misura presa dal governo di Giuseppe Conte alla fine della pandemia, in un periodo in cui il Paese era preoccupato e spaventato di fronte anche alle incertezze del futuro. È stato un modo per sbloccare l'economia, i vantaggi e i numeri lo dicono chiaramente, ci sono stati, a differenza di condoni che invece si vede approvare senza nessuna ragione dal governo attuale. Quindi veramente questo comportamento di decidere dalla sera alla mattina di cancellare un provvedimento che ha portato un incremento notevole in posti di lavoro e in PIL ci è sembrata una cosa completamente fuori luogo. E poi mi domando anche come il ministro Giorgetti e tutto il centrodestra si accorgano adesso della insostenibilità di questa misura, quando erano anche loro nel governo Draghi che ha continuato ad alimentare questo provvedimento del super bonus. Quindi noi abbiamo chiesto come Movimento 5 Stelle al governo di ripensare all'annullamento di questa misura e anche magari fare una concertazione con le parti interessate, ma anche di prevedere, come è stato ventilato da alcuni rappresentanti del settore economico interessato, quindi dell'edilizia, di permettere alle imprese, alle piccole imprese, ai condomini, alle famiglie non far parte di questo provvedimento quando non ha le loro dichiarazioni dei redditi non hanno la capienza necessaria. Ma perché si continua a far finta di non capire che l'operazione del superbonus ha generato circa 105 miliardi di crediti fiscali, di cui 77 non hanno ad oggi copertura da parte dello Stato, perché il meccanismo di cessione infinita di questi crediti ha creato uno scompenso, rischia di creare uno scompenso nei conti pubblici che non può essere per esempio sanato dall'acquisto degli enti locali e delle regioni, come era stato nelle settimane scorse paventato, perché questo rischierebbe di pesare sul debito pubblico italiano. Non essendo cioè una forma di finanziamento immediatamente liquidabile, gli organismi di controllo europeo avrebbero potuto considerare l'acquisto da parte delle regioni e degli enti locali come un aumento dello stock di debito complessivo del sistema pubblico italiano, con immediate ricadute in termini negativi dal punto di vista della quotazione del Paese e naturalmente dell'appetibilità dei nostri titoli pubblici. Inoltre il Governo è intervenuto su due altri aspetti per noi fondamentali. Il primo, togliendo la responsabilità penale solidale che bloccava le banche nel riacquisto stare questi crediti laddove ci fosse stato qualche problema, cioè attraverso un meccanismo immediato e automatico di responsabilità penale che invece il governo ha tolto. L'altro, con la possibilità di spalmare questi crediti in 5-10 anni, perché non esiste lo spazio fisico e finanziario per restituire immediatamente al circuito finanziario stesso questi 77 miliardi. Di questa situazione molto grave qualcuno dovrà prima o poi assumersi le responsabilità, nell'immediato l'ha dovuto fare questo governo. Ma già il governo Draghi e anche lo stesso governo Conte erano intervenuti cercando di limitare le truffe che ad oggi ammontano a circa 10 miliardi di accertato. È una situazione potenzialmente esplosiva, naturalmente coloro che avevano fatto i 110 fino ad oggi e che hanno i titoli edilizi rilasciati fino al 16 di febbraio avranno la possibilità di usufruire del superbonus, mentre per mettere anche le famiglie in condizione di fare valutazioni più appropriate sui costi è stata lasciata la possibilità di fare l'operazione fino al 90%.
90%, perché è chiaro che il meccanismo del 110 spingeva ad alzare il valore delle spese anche per le consulenze tecniche, perché tanto pagava Pantalone. Pantalone oggi non ha i soldi per pagare e questo extra profitto che tanti stavano facendo va bloccato nell'interesse del Paese. Noi ci siamo messi in ascolto dei territori, delle imprese, ma come voi sapete molto bene, anche di tantissime famiglie che dopo i provvedimenti assunti dal governo sono rimaste assolutamente sconcertate, e c'è una crescente paura e un timore che questi provvedimenti possano davvero provocare guai ancora più grossi e rilevanti. Da qui la decisione di presentare una mozione con la quale noi chiediamo alla Giunta di interloquire con il governo, sia perché sia valutata la possibilità anche di tornare indietro rispetto a alcuni provvedimenti, e poi si discuta nella conferenza Stato-Regione o nella conferenza unificata affinché si possa valutare anche la possibilità da parte delle regioni o degli enti locali di procedere anche per quella strada che era stata individuata da altre regioni e da altri enti locali, e che il provvedimento del governo, con una decisione che ha lasciato sorpresi davvero tutti, perché si parla molto di autonomia, ma questo provvedimento invece ha bloccato, azzerato anche l'attività e soprattutto l'autonoma deliberazione di questi enti, e questa mozione serve per anche portare questo tema all'interno del Consiglio regionale. C'è stata una bella discussione e siamo contenti dell'approvazione. Le regioni in questo momento, con la presa di posizione del governo, non possono fare nulla. È chiaro che c'è la necessità di andare ad aprire un'interlocuzione proprio con il governo affinché possano essere individuati nei primi provvedimenti utili da parte del governo Meloni provvedimenti che mettano anche in garanzia le regioni o gli enti locali affinché ci possa essere una strada percorribile. Badate, è una cosa che viene richiesta da tante imprese, ma soprattutto da tante famiglie, e quindi è un atto che vuole sostanzialmente invitare il governo a pensarci e soprattutto a aprire anche una concertazione, una cosa che viene detto da tutti sicuramente in questa fase è assolutamente mancata. Devo dire che il Consiglio regionale ieri ha approvato una mozione della maggioranza che invita la Regione ad avere un ruolo centrale nella conferenza Stato-Regioni per governare questo tema del dimensionamento delle scuole. Nella legge proposta dal Governo viene innalzato il numero minimo per formare gli istituti comprensivi ed è una norma destinata a definanziare la scuola, diminuendo il numero di unità di personale necessarie per coprire un maggior numero di studenti. Questo penalizza chiaramente i centri delle aree interne, le piccole scuole disseminate nei luoghi più impervi del Paese, perché vuol dire allontanare le scuole dal centro amministrativo, dal controllo dei dirigenti scolastici, dalla possibilità degli insegnanti di lavorare a contatto con la struttura amministrativa, ed è in generale un definanziamento della scuola perché riduce le unità di personale destinate ai comprensivi scolastici. La Regione Toscana, per la verità, ha già impugnato di fronte alla Corte Costituzionale la legge in questione, ma il Consiglio ieri si è espresso a supporto di questa iniziativa, perché anche a monte di una decisione della Consulta si possa comunque, in sede di conferenza Stato-Regioni, trovare un punto di equilibrio più ragionevole, che valorizzi la scuola anziché metterla in difficoltà e che consenta ai territori interni di avere una scuola ugualmente presidiata, con un numero di dirigenti scolastici e di unità di personale amministrativo consono a governare una complessità maggiore nelle piccole scuole e nelle aree interne, e non certamente inferiore rispetto ai grandi centri. C'è un effetto perverso peraltro anche nelle grandi città, perché questo produce la formazione di grandi mega comprensivi e di accorpamenti di istituti che perderebbero la loro individualità e comunque vedrebbero abbassata la capacità di presidio e di controllo delle strutture.